decine di commercianti di Arco Felice hanno partecipato il 6 agosto alla manifestazione per protestare contro le nuove disposizioni del Comune di Pozzuoli per i parcheggi e la viabilità. Gli esercenti non accettano i pochi spazi per i parcheggi. Signor Salvatore Sicilia, uno degli organizzatori di questa protesta, perché questo corteo oggi da Arco Felice sino alla sede del Comune? Senza che praticamente si avvisasse nessuno, hanno messo radicalmente un divieto di sosta su tutto questo lato in oggetto, sorvegliato da quasi 18-19 vigili, che adesso sono usciti a solo scopo di fare soldi. Noi quando siamo venuti qua abbiamo portato una proposta che era fattibile, cioè su tutta la fascia in oggetto di 1000 metri, applicare un divieto di sosta a tempo di 100 metri, alternato da un divieto di sosta perenne di 50 metri, in modo che su un chilometro ci fossero stati 5 varchi di 50 metri sempre vuoti e altri 7 varchi con la sosta a tempo, in modo da dare il tempo a chi doveva fare spesa presso di noi di avere il tempo possibile in mezz'ora di fare la spesa. Una delegazione dei commercianti è stata accolta dall'assessore alla viabilità Franco Fumo. Allora, noi qualche anno fa facemmo delle discussioni, ripeto, informali, ma allora, noi abbiamo un problema che è di ampiezza della strada. Le attuali norme ci vietano di fare il doppio senso con la doppia sosta, anche perché la sosta di un'ora o di 10 minuti, Salvatore, è vero che ci sta un ricambio, ma è anche vero che le macchine ci sarebbero poi nell'altra. Non è che con i 10 minuti rispetto alla sosta... Certo, noi abbiamo un problema, diciamoci le cose come stanno. Il problema di Arco Felice nasce in estate perché ci sono le persone che vanno agli stabilimenti e mettono la macchina ad Arco Felice. Tre stabilimenti sono per problemi climatici, che loro diciamo che con l'apertura del parcheggio nel Lago d'Averno e con le navette in parte hanno risolto. Noi abbiamo anche un altro problema, che parecchi cittadini non di Arco Felice lasciavano la macchina a via Miniscola e andavano a lavorare. Questi sono problemi che riconosciamo tutti quanti, come pure, e io capisco pure perché faccio le stesse cose pure io, parecchi abitanti che pur avendo garage e posti macchina, visto che non c'era la sosta selvaggia, mettevano la macchina portando e danneggiando voi. La Sicilia risolve un problema che è annoso e che deve impedire, per le cose che diceva Salvatore, la sosta lunga. A voi serve la sosta breve ed un ricambio. Poi parlare con i nostri clienti e far capire che molte volte mettere la macchina anche a 100 metri per il benessere della città, perché le città nostre che sono belle, purtroppo a noi il fine settimana arrivano 20.000 macchine, noi i parcheggi dove li dobbiamo fare? Questa è la nostra città, siamo attaccati a Napoli, dal punto di vista urbanistico abbiamo delle situazioni disastrose, la città è questa.